Un saluto a tutti cari amici, bentornati per questo nuovo video. Oggi parliamo di domotica, parliamo di Home Assistant e parliamo dell'assistente vocale di Amazon. Amazon Alexa. Lo dico a bassa voce perché so che insomma ogni volta che si pronuncia l'attivazione... Non riesco a connettermi a internet. Consulta la sezione aiuto dell'app Alexa. Appunto, intendevo proprio questo, insomma ogni volta che si pronuncia la fatidica parola chiave dell'attivazione di un assistente vocale Amazon o di quello Google, automaticamente partono, si avviano e diamo, insomma, creiamo problemi anche a chi sta guardando il video, perché se attiva la messa in funzione, insomma l'attivazione automatica dell'assistente vocale, già insomma l'audio che viene generato dal video è sufficiente per attivare l'assistente vocale, manda in blocco il video, insomma succede un disastro, si iniziano a accendere le luci in casa da sole o cose del genere. Bene, quindi dicevamo, parliamo dell'assistente vocale di Amazon, non lo chiamo per nome altrimenti subito si attiva e inizia a parlare, e parliamo appunto dell'integrazione dell'assistente vocale Amazon all'interno dell'ambiente Home Assistant. Bene, avevamo già realizzato in passato una guida del genere, non mi ricordo se l'aveva scritta Luigi Ducchi, comunque ne avevamo tirata fuori una in passato, però purtroppo dato che i sistemi si evolvono, cambiano, ci sono aggiornamenti, moduli e cose varie insomma che vanno ad aggiornarsi o comunque un minimo anche a cambiare le impostazioni, le guide man mano vanno un attimino svecchiate per riportarle, insomma per renderle di nuovo attuali e funzionali. Bene, Antonio Longo si è proposto di realizzare una guida passo passo veramente minuziosa e che lui ha testato personalmente, quindi siamo sicuri adesso almeno insomma per qualche tempo funzionerà bene, perché abbiamo visto tanti utenti online sul nostro canale YouTube o sul nostro blog fare la domanda, insomma chiedere perché le guide che si trovano in giro non sono funzionanti, perché magari c'è qualche passaggio che è cambiato nel tempo, bisogna saltare, bisogna rifare, bisogna fare una cosa nuova che prima non si faceva o viceversa. E quindi abbiamo ripreso da capo, Antonio Longo ha ripreso da capo e ha fatto passo passo una guida veramente spettacolare, perché è minuziosissima, ripeto, è testata da lui, quindi siamo sicuri al 100% che funziona, almeno fino a domani ragazzi, non vorrei che domani viene fuori qualche novità e non funziona, diciamo che ci impegneremo comunque a tenere la giornata, perché sappiamo che tanti di voi utilizzano l'assistente vocale di Amazon e vorrebbero insomma integrarlo all'interno dell'ambiente Home Assistant per poter dare i comandi della domotica personale, quindi al nostro personal hub, al vostro personal hub, quindi tutti i dispositivi che avete integrati all'interno di Home Assistant e i servizi, per poterli comandare tramite vocalmente, tramite gli assistenti vocali più comuni, in questo caso quello di Amazon. Bene, Antonio Longo ci spiega che esistono due sistemi per poter realizzare questa integrazione, c'è un sistema a pagamento tramite, se non mi sbaglio si chiama Nabucasa, che lui utilizza, io sinceramente neanche ne ero a conoscenza, e poi un sistema gratuito che è quello che propone oggi. Ma voi mi direte, ma perché mai, se esiste un sistema gratuito dovremmo utilizzare quello a pagamento? Bene, naturalmente quello a pagamento è velocissimo, facilissimo, è un attimo, c'è un abbonamento mensile, se non mi sbaglio Antonio mi ha detto che costa solamente 5 euro, poi non so, ognuno di voi saprà se queste 5 euro sono tante o sono poche da spendere, da investire per una cosa del genere, però è un attimo, quindi pagate questi 5 euro mensili, avete in un attimo l'integrazione dell'assistente vocale. Mentre naturalmente seguire questa guida per realizzare il tutto gratuitamente magari a qualcuno potrà essere per qualcuno potrà essere un pochino macchinosa, un pochino difficile da seguire, quindi ripeto, ognuno magari deciderà come fare. Fatto sta che ringraziamo Antonio Longo per questa guida. Questo video non è una videoguida, perché vi rimando all'articolo che ha scritto Antonio sul nostro blog, ricordo all'indirizzo www.vincenzolobuno.com, di cui state vedendo alcune immagini che adesso stanno scorrendo. Era praticamente impensabile fare una videoguida perché è abbastanza lunga, sarebbe venuta una videoguida di non so, di 30 minuti e oltre, e quindi questo video è solamente introduttivo, mi serve insomma per segnalarvi che sul nostro blog abbiamo realizzato, Antonio Longo ha realizzato una guida, quindi ringraziamo Antonio Longo per questa stupenda guida, tutti sul blog a guardare la guida. Bene, anche per stasera è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da Vincenzo, ciao!